È stata presentata in Consiglio Comunale la delibera sulla partecipazione della città di Napoli all'America's Cup. In particolare si è proceduto alla costituzione della società di scopo per la programmazione, progettazione e realizzazione dell'America's Cup World Series Events nelle stagioni 2012 e 2013 e per la presa d'atto del protocollo d'intesa tra Regione Campania, Provincia di Napoli, Comune di Napoli, Autorità Portuale, Bagnoli Futura S.p.A. e Unione degli Industriali. La seduta è stata preceduta da un minuto di silenzio in ricordo dei caduti delle quattro giornate di Napoli. Il sindaco De Magistris ha esposto dunque le linee guida della proposta di deliberazione sull'America's Cup, dando atto dell'esigenza di tempi molto ristretti per l'intera programmazione delle fasi operative, che richiederanno rapidissimi tempi di lavoro per tutte le istituzioni coinvolte. Se si riuscirà a rispettare il cronoprogramma, la stessa area di Bagnoli potrà approfittare per procedere finalmente alla bonifica dell'area e alla consegna delle opere già terminate. Saranno 700.000 i visitatori attesi per ogni evento velico. Tra i temi toccati dalla discussione ci si è soffermati sulla natura mista pubblico-privato della società di scopo e dei suoi tempi, la necessità di rispettare le opzioni strategiche del piano regolatore e di coinvolgimento della società civile e del Consiglio Comunale in decisioni così importanti per l'intera città. La deliberazione è stata infine approvata con 40 sì e 3 astenuti. L'America's Cup non è un fine solamente, non è solo un evento importante, un grande evento, è un mezzo. Un mezzo per riparlare di Bagnoli, per rilanciare Bagnoli, per ultimare la bonifica di Bagnoli e soprattutto per rilanciare una parte centrale di questa città. Bagnoli è il futuro, significa verde, significa sport, significa innovazione, significa ricerca, significa impresa, significa edilizia sociale, edilizia pubblica. Attraverso l'America's Cup noi consegniamo l'immagine di una Napoli che rinasce all'intero mondo. E poi è un'occasione di tanti posti di lavoro, di tanti soldi, di persone che vengono negli alberghi, di commercio, turismo, economia, decine e decine di milioni di euro. La garanzia di questa amministrazione, tra l'altro, è quella di far sì che attraverso l'America's Cup si possano anche ottenere i fondi da parte del governo per finalmente rimuovere definitivamente la colmata. Perché finora il governo ci ha detto chiaramente che non ci sono soldi. E attraverso l'America's Cup noi potremmo dire: guardate, Napoli, Bagnoli, il Mezzogiorno è anche questo, quindi dateci i soldi per riconsegnare al mondo una zona così bella come Bagnoli. Finalmente una Bagnoli che riparte e che non diventa solo oggetto di discussione, di diatribe politiche o di contenziosi di altro tipo.